Ma che bello passeggiare per Marostica. Guarda Susa, l'idea è così bella che ci hanno messo anche il tappeto rosso. Fantastico, Andre. Senza macchina. Ragazzi, Marostica è uno dei borghi murati più belli d'Italia e oggi vi portiamo in un percorso che praticamente congiunge il castello inferiore a quello superiore. Il percorso si chiama Sentiero dei Carmini. Lo percorreremo in circa un'oretta, sono 3 km, abbiamo un dislivello di 150 metri e adesso da Piazza degli Scacchi andiamo a vedere dove prendiamo l'imbocco. Dietro la piazza, verso la collina, abbiamo la Chiesa dei Carmini. Su internet viene indicata come la Chiesa Bianca e da lì prenderemo il nostro percorso. Quindi amici, restate con noi in questo video perché abbiamo tante belle immagini da condividere con voi, ma poi soprattutto nel finale, anziché la malghetta, abbiamo deciso di andare a fare una cena in un ristorantino che è veramente un must per i luoghi, per il Veneto, per il circondario. Un ristorantino storico che non ve lo dovete perdere e io già non vedo l'ora di essere a quel momento lì. Beh, giornata stupenda direi, tra l'altro giornata infrasettimanale, c'è pochissima gente, oggi Marostica è proprio tranquilla e serena. Io credo che vivere in questi luoghi sia veramente un toccasana per l'animo e per la salute. Save the bees, bella questa! Sì, salviamo, le api sono importantissime. Salviamo le api, messaggio molto importante. Un apiario comunale didattico, bello! Ci fermiamo un attimo perché adesso è tutta salita, abbiamo un selciato che può essere scivoloso in certi periodi dell'anno, quindi consiglio sempre scarpe da trekking, soprattutto in discesa. Il castello è bellissimo perché abbiamo l'inferiore e il superiore, tutta una cinta muraria medievale che è grandissima, saranno circa 1800 metri di lunghezza, quindi vale veramente la pena vedere questo posto perché è una meraviglia. Tra l'altro la cinta muraria è percorribile perché c'è un sentiero che pagando un biglietto, una passerella, esatto, diciamo, non un sentiero, il Camin de Ronda, e te la fai tutta, il classico Camin de Ronda, bellissimo, sì. Quello che facevano un tempo le guardie. Esatto, qui dovete informarvi, è possibile nei festivi durante le vacanze, insomma. Sicuramente il panorama è stupendo. Sì, ne vale la pena. Sì. Stiamo salendo sul Monte Pausolino, dove si trova il castello superiore. Qua c'è anche il Monte Pauso, lo sai, Andri? Monte Pauso. Sì, era una via importante, fermiamoci, perché non ho più fiato. Infatti qua non si può parlare. Esatto. Una via importante già prima dell'anno 1000 perché congiungeva appunto la pianura alla collina, era una via di transito, di transumanza che portava ai pascoli nel nostro altopiano dei sette comuni. Dai, tanto per rimanere davvero in tema, sì. Transumavano per di qua? E il Monte Pauso che è qua. Ah, bello. Lo ribadisco, proprio una bella idea, questa è un'alternativa perfetta in questo inverno che è una stagione un po' strana. Già. Su in montagna non c'è così tanta neve, a volte è freddo, a volte è caldo, diciamo che l'ambiente ancora fatica ad essere quello invernale vero e proprio, per cui abbiamo scelto di venire giù a valle e quindi davvero cosa c'è di meglio che passare una giornata in un contesto del genere. Siamo già sotto il muro, Susa. Hai visto? Non sei abituato a fare una cima così veloce, di la verità. No. C'è ancora il ristorante attivo su al castello alto? Andrea, ancora. Perché mi ricordo che qualche anno fa ci abbiamo mangiato su al castello. Io non so se il castello... Per degli eventi. Si è aperto, sai. È chiuso il castello superiore. È chiuso, vero? Mm, è stato restaurato, ma adesso è chiuso. Ci siamo venuti a mangiare per degli eventi. Lo so. Me lo ricordo. Lo so che te lo ricordo. Non c'è cibo, ti ricordi? No, beh, c'era una bella festa. Ti ricordi con i ragazzi, sì, delle moto? Sì. Wow, guarda che bello qua. Bellissimo. Svolti l'angolo e ti vedi questo panorama. Ma che meraviglia. Bello, eh? Che meraviglia. È chiuso lì?
Castello Superiore è chiuso. Ma più che dire Monte Pausolino, questo è Colle Pausolino. Perché è un colle? Siamo bassi. Comunque sì, è tutto chiuso. Era molto bello qua dentro, vero? Sì. Spero che riaprano un ristorante presto. Chissà. Ma quel ristorante lavorava tantissimo tanti anni fa, no? Ma il posto è stupendo. Dove vai? Ti arrampichi? Sì. Adesso mi metto comoda. Allora. Un raggio di sole, Andri. Eccoci qua al castello, siamo partiti da Piazza degli Scacchi. Chi non conosce la famosa partita degli scacchi che si svolge a Marostica, ogni secondo weekend di settembre negli anni pari? È un evento bellissimo, si tratta di una partita a scacchi con personaggi viventi, partecipano oltre 300 figuranti, quindi tantissime persone. Tutto nasce da una leggenda molto romantica, come Verona c'ha Romeo e Giulietta, qui abbiamo due guerrieri, due diciamo validi guerrieri che erano innamoratissimi della bellissima Leonora, la figlia del castellano. Correva l'anno 1454 e questa è la storia. Si narra che due valorosi guerrieri, Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara, si innamorarono perdutamente di Leonora, figlia del castellano Taddeo Parisio, e per la sua mano si sfidarono a duello. Taddeo Parisio, che non voleva perdere nessuno dei due giovani, impedì il cruento scontro rifacendosi a un editto di Can Grande della Scala di Verona, emanato poco dopo la tragica vicenda di Giulietta e Romeo. Decise quindi che Leonora sarebbe andata in sposa a quello che tra i due rivali avesse vinto la partita al nobile gioco degli scacchi, che già si svolgeva con personaggi viventi. Lo sconfitto sarebbe venuto ugualmente parente, sposando Oldrada, sorella minore di Leonora. Ringraziamo Associazione Pro Marostica per le informazioni e le bellissime immagini. Se volete approfondire, visitate il sito marosticascacchi.it. Bella storia, Susa. Guarda che bellina sta porta qua. Siamo usciti da Porta Tramontana, hai visto che bella che è? Bellissima. Adesso andiamo a vedere se troviamo l'antica strada dei frati. È questo, Susa? Dovrebbe essere questo, antica strada dei frati. È un anello, dai. Facciamo l'anellino? Sì, prima per dentro, poi per fuori. Adesso inizia l'aria, adesso è più frescolina. Nevica sì, qua. Sì, mio nonno nevica. Attenzione alla discesa scivolosa a molto volte. Scivolosa. Non guardarmi così. Adesso sappiamo com'è intorno a Marostica. Bello, mi piace. Attenta che la parte finale si sta per volare ora. Ah, meglio andare sull'erba. Fantastico. Andri, guarda che luce, che meraviglia. E qua da Piazza degli Scacchi noi vi salutiamo, ma mi raccomando, rimanete con noi che vi facciamo vedere una piccola chicca. Il ristorantino. Come facciamo a dire a tutti cos'è la Madonnetta? La Madonnetta è tanta roba, eh? È l'osteria, una delle osterie più antiche d'Italia. Nata nel 1904. 1904? Sì, caro. E sai chi ci andava sempre? Lo scrittore Hemingway. Dai. Sì? Quello del Vecchio e il Mare. Esattamente. Che bello. Perché nel 1918 ha fatto la guerra, sì. Guidava le ambulanze. Era anche corrispondente di guerra. Bellissima questa osteria, mi piace tanto. Susa, iniziamo con un vigolo fumante. Sì, vigoli alla Madonnetta col pomodoro e poi ci sono anche le olive. Come si sentono i capperi e le olive, buonissimo. A te ti piacciono i miei vigoli alla Madonnetta? Adesso li assaggio, sto pescando le olive. Vero, signori? Piccantini. Posso assaggiare ancora un po'? Eh sì, ma me la finisci così, eh. Ho fame. Dai, ma guardalo. Basta. Dai, assaggia la zuppa. Visto che mi hai fregato la pasta, adesso io ti frego la zuppa, così siamo pari. Con le verzette, io dopo come... Sì, con le verzette. Contorno ho le verzette. E poi tanto saporito. Che buona. Buona, no? Perché la vedi bianca non sembra, ma è tanto saporita. Adesso la mangio anch'io. Lo sapevo. Uh-huh. Facciamo a cambio allora? Prendo quelli, te prendi questa.
Oh, basta, è il terzo. Appetito. Di secondo cosa sia lo scopriamo tra un attimo. Yes. Baccalà alla vicentina super, l'ho già assaggiato, è una bomba. E questa con la polentina. Solo mezza porzione. Sì, ho preso mezza porzione, una non ce la faccio. Oh là là. La mia Susa è oca con polenta e prugne. E secondo me c'è anche un pizzico di cannella. È spensierata, buonissima. Ora glielo chiedo. Fasoli e l'uccelletta, verde. La polenta come piace a me, quella croccante sopra. Ma che belli saetti. E il torcolato mica poco, però guarda che calicetto qua. E si finisce alla grande, ragazzi, vorremmo avervi tutti qua con noi stasera. Un tavolo gigante per farvi capire l'atmosfera bellissima di questo posto. L'accoglienza. Perché è convivialità, sarebbe da condividere. Comunque salute a tutti voi. Ciao Madonnetta. Grazie della bella serata. Ciao raga, da Marostica è tutto.